Eccoci qua. Allora, stiamo in Polonia, Pier, siamo andati con Pierfrancesco in Polonia, siamo andati a Varsavia, le immagini che avete visto sono relative alle due manifestazioni che ci sono state a Varsavia, due manifestazioni parallele che hanno avuto una genesi particolare in occasione dei 100 anni dell'indipendenza della Polonia. Perché la genesi particolare? Perché il primo, uno, era un corteo organizzato dall'estrema destra al quale, come avete visto, ha partecipato anche Forza Nuova, paradossalmente avendo anche qualcuno alla destra, cioè lì Forza Nuova sono quelli progressisti, per capisse, no? Sono quelli un po' più di sinistra, capito? No, per dire che il livello è quello là. Esatto, la municipalità di Varsavia, correggimi Cascia se dico delle cose sbagliate, che in realtà è appena vinto le elezioni contro il governo diciamo nazionale, che è di destra, il PIS, diciamo la municipalità di Varsavia l'aveva proibita, l'aveva vietata, e c'è quella diciamo, ufficiale di celebrazione dell'indipendenza. In realtà poi dopo gli organizzatori dell'altra manifestazione hanno fatto ricorso, l'hanno vinto lo stesso, quindi ci sono stati questi due cortei che di fatto hanno marciato quasi insieme, diciamo, quelli di estrema destra rinnegati dal corteo, diciamo, quello dalle manifestazioni ufficiali. Quelle che avete visto sono le immagini dell'uno e dell'altro corteo. Pochi giorni dopo arriviamo io e Pierfrancesco. Sì, è visto. Ci sei mai stato in Polonia? No, mai, abbiamo a Varsavia nemmeno. Questa è la domanda a tabocchetto. Comunque manco io ci sono mai stato. Mazla Skowacka 94. Lo sai come parli bene il polacco? Mazla Slovacka. Ma secondo me c'è un bel accento. A Polonia è un po' un grande Molise tutto questo. Esatto. Mazla Skowacka. Avvertimento importante in Polonia. Fai attenzione ai limiti di velocità, a come guidi e soprattutto non devi bere. C'hai intenzione di bere? Te sei astemio, che ti frega? Infatti, ma quanti Mirko Matteucci ci sono? Cosa sono i Mirko Matteucci? The next light. E Monsieur Zirchik 4, Mirko Matteucci. C'è sta Bon Jovi a Varsavia, ti interessa? Sì. No. Bella, mi piace. Senti come sono coatti a Varsavia. È sabato! Abbiamo finito da non moltissimo la puntata di ieri. Siamo a Varsavia. O se la famo via così, o se spegniamo in 30 secondi e se mettiamo a dormire. E quindi meglio David Guetta, chi è? Guida, Pietro, se no ti fanno la multa ai poliziotti polacchi. Lo sai il trattamento medievale che fanno i poliziotti polacchi? Hai visto The Pulp Fiction? Ecco. Questo è il maresciallo Piłsudski, Pier. Sai come si dice droga in polacco? Tempol de Glosci. Pensa se dirà droga, c'è scritto droga là. Questa è la famosa battaglia del maresciallo Piłsudski contro la droga.
Che vuol dire droga? La strada. Strada? Sì. Strada si dice droga? Sì. Quando dice uno ho perso la strada, ho perso la droga, ho ritrovato la droga, veramente. Che ne so, uno arriva, parcheggia, si trova droga, cioè, no, capito, subito un paese, poi uno ha paura subito di sbagliare, no? E vabbè. Ma dove siete andati a dormire? Eh? Ma dove siete andati a dormire? Ma non è l'albergo nostro, è la strada vostra della città tua che è fatta così, non mi chiedi a me, giustificati tu, che me devo giustificare io? Allora io camminando per Varsavia, è bello, finire a rissa con cascia smutti anche sta. No, allora noi andiamo, facciamo una cosa che è quasi peggiore, diciamo, dal punto di vista proprio così filosofico. Forse andiamo a mangiare in un ristorante italiano. Che e adesso, bravi italiani, andiamo a mangiare al ristorante italiano. Ciao Alfredo, c'è una cosa che non faccio mai quando vado all'estero, andare ai ristoranti italiani. E adesso farei ben di peggio, perché ti mangerai una carbonara. A Varsavia. Oh. Questa è la carbonara. Senti che fa il tavolato, hai capito il punto? Quello è il piatto forte, vedi? Sul tagliere proprio te l'ha messo. Buona la carbonara polacca. Cose semplici fatte bene. Fatte come Dio comanda. Sai a caso sulla barba. È andato? No. Scusa, vado al bagno con lui. A un certo punto Alfredo, il titolare del locale, dice vieni al bagno con me, ti faccio vedere delle cose. E l'ho seguito e abbiamo attraversato la sala e il primo quadro era questo Lenin con sembianze da pagliaccio. Lenin. E poi, guarda che t'ho fatto. Questo è il bagno. Cioè uno si mette sulla tazza del cielo. Bravo. Eccola. Ma c'è un messaggio, cioè tu metti Stalin qua. Io l'ho messo qua perché se lo metto in sala si spaventano troppo. In più è un po' per pararmi il culo, nel senso, voglio dire, è capitato un paio di volte che i polacchi abbiano chiesto ma perché Stalin? E tu hai detto perché fa cagare. L'ho messo a cesso, cioè non è che. Cioè nella mia logica dovrebbero essere i russi ad offendersi, perché se no i russi ci ridono sopra. Ma il tuo intento vero però qual è? È un segnale per una determinata categoria di utenti locali. Cioè gli identitari nazionalisti polacchi. Quando vedono Stalin qua si inalberano e dicono non torno più. E selezioni agra intera. Esatto. C'è Lenin, però un po' preso per il culo. Esatto, perché io un tempo c'avevo Bersani, lo sai, al bagno. Che questa cosa che diceva rimbocchiamoci le maniche, l'ero messo vicino, non faceva ridere. Che questa cosa che mette uno al bagno sia di legge è discutibile. Sono molto d'accordo, infatti. Andiamo. Ti piace sta Polonia, Pia? Grande conversazione, il primo personaggio che ho incontrato è stato questo, Alfredo, che c'ha tutta una sua strategia, discutibile sicuramente, per filtrare la clientela. Cioè, lui mi ha raccontato poi anche quelli di Forza Nuova sono venuti qua e tutti ci siamo immaginati quelli al cesso di Forza Nuova, Cannavolla, e si trovavano Stalin davanti. E comunque non è successo nulla nel locale, però questo diciamo è la policy del locale. Dopodiché camminiamo. Morto io. Senti la storia della Polonia. Dimmi qualche personaggio storico polacco, dai, forza. Storico polacco, Papa Wojtyla. Buono, voi? Vai. Poi ci sta. Lech, sì. Dai, su, un sindacalista. Lech Walesa o Wałęsa. Ya, c'era Ya? Young signorina. Yaru. Jaruzelski. Poi, siamo atterrati all'aeroporto. Frederick. Chopin. Bravo, Chopin. Era un compositore, ecco. Un grande musicista. Ok. Poi lui aspetta, che c'aveva di particolare Chopin? Che era un emigrato. No, ma era. Cioè, era uno scappato. Era lui quello che era sordo? No, quello era Beethoven. Vabbè, uguale, dai. Sai mo come si scatereranno tutti quanti su Twitter? Ignorante! Ma no. Queste sono conversazioni nostre, non è che te frega di quelli di Twitter. Oh, poi. Non bazzardate a rompere le palle a Pier Francesco su queste cose, perché se no non ne facciamo più queste conversazioni, va bene? Io dico subito, Ok. Intesi? Andiamo avanti. Calcio, vai. Oddio, chi ci sta polacco? Ammazza, come chi ci sta polacco forte? Uno che ha giocato con te e con me, uno forte. Che però poi alla fine è diventato più romanista che juventino. Aspetta, cosa? Zbigniew è il nome, tipo Pier Francesco, ma devi dire il cognome. Sbo? Ah. Bo?
Zbigniew Bo, Zbigniew Boniek. Zboniek. No, Zboniek, Boniek. Mlinarczyk, che era il portiere, Smuda, Boniek, poi mi ricordo Lato, che era calvo. Penso sia stato il primo giocatore calvo della storia del calcio. Vai, poi cinema. Cinema. La storia della Polonia. Kasia Smutniak. Vabbè, ma no, ma così, ma cioè, vabbè. Vabbè, è polacca, che poi vale. Ma se ti serve come aggancio, vale, facciamolo. Mi serviva come aggancio, tutta sta chiacchierata, capito, serviva per arrivare a Kasia Smutniak. Però è vero, è mezz'ora, vero. Sai quanti personaggi abbiamo detto che ho tagliato? Benvenuti. Ecco qua. Salute Kasia. Dimmi un regista famoso polacco. Kieślowski, te ho detto Kieślowski. Mi ricordavo che era polacco, quindi Kieślowski. Kasia Smutniak. Hai freddo? No, per ora reggo. Ci sono 0 gradi adesso. Sì. Tu stai a Versailles adesso perché stai girando un film. Sì, sto girando un film, sono 3 settimane che sto qua. Quanto tempo è che non stavi per così tanto tempo in Polonia? Forse è la prima volta che sto qua per tutto questo tempo. Da quando te ne sei andata? Cioè, sì. Tu quando te ne sei andata da Polonia? Io me ne sono andata subito dopo la maturità. Ho detto ai miei una bella cazzata che me ne sarei andata per un anno. E loro ci hanno creduto? Sì. Ma tu sapevi che te ne saresti andata per 20 anni? Sapevo che stavo dicendo una cazzata, quello sì. Punti di contatto, analogie tra Italia 2018 e Polonia 2018. Da polacca che è più italiana che polacca. Ma ce ne sono tantissime. Insomma, con questa cacchio di globalizzazione è tutta la stessa cosa. Cammini per strada e ci sono gli stessi negozi. Apparentemente è tutto uguale. E fin lì? E fin lì. Tu hai visto grande differenza, stai qua da qualche ora. No. Se uno non approfondisce, no. Sembra come Praga, sembra come un qualsiasi paese europeo, perché di Europa si tratta. Di Europa si tratta? Penso. E invece? E invece noi abbiamo avuto un percorso completamente diverso rispetto a quello italiano, completamente diverso. Per esempio il ruolo delle donne in Polonia, cioè questo è un paese dove le donne nell'esercito ci sono sempre state, io perché vengo da una famiglia militare, sono cresciuta in una caserma, mia nonna era una dell'esercito, in Italia solo nel 2000, le donne hanno sempre lavorato, quindi sono qui cresciuta in una famiglia, qui in Polonia. Mia madre tornava nel pomeriggio, così le madri di tutti i miei compagni lavoravano e non c'era il mondo di non lavorare, lavoravano tutti, ma perché nel sistema socialista anche le donne dovevano lavorare, perché tutti dovevano contribuire in qualche modo, completamente gli stessi diritti. L'11 di novembre abbiamo festeggiato 100 anni di liberazione della Polonia e abbiamo, allo stesso modo, abbiamo festeggiato 100 anni di diritto delle donne al voto. Abbiamo avuto una storia completamente diversa che in Italia. Che dici, il processo inverso, perché invece adesso com'è la situazione? Ma perché adesso la situazione si inverte e si mettono in dubbio i diritti primari, che è quello, il diritto all'aborto, adesso si comincia anche col diritto al voto, ma perché si mette in dubbio pure il ruolo delle donne nella politica, nella società. È pazzesco, l'essere umano non è in grado di imparare dai propri errori, quindi diciamo si che torna indietro. Quindi diciamo questo è un dall'essere un paese socialista comunista è diventato un paese di destra. Di destra a destra, sì. Molto di destra. Molto di destra, sì. È stato messo tutto in discussione. Ma che in discussione? In discussione è quando si può discutere. Quindi non mi stai a fare un bel quadro della Polonia non adesso? Non è un bel momento. Vabbè, ci vediamo a Roma. Tanto ritorni. Ritornerai. Quanto ci vuoi rimanere in Polonia? Un applauso a Kasia Smutniak per la sua analisi. Dopodiché mattina, il giorno dopo. Good morning Varsavia. Buongiorno Varsavia. Bel tempo a Varsavia, eh? Para la montagna. Cioè, guarda che inquadratura che te sto a fare. Guarda che inquadratura che te sto a fare. Gabbiano polacco, vero Gabbiano polacco. E dove mi vai a planare? Interpretiamo gli aruspici. Mo so perso. Niente. Le notizie dall'Italia. La serie non si può mai stare tranquilli. PD. Minniti. Ecco perché mi candido. Basta aristocrazia. La mia sinistra è per i deboli. Ci proverò con 8 parole. Andiamo a vedere quali sono queste 8 parole. Allora, le 8 parole sono queste. Sicurezza e libertà. Queste sono 3. Sicurezza e libertà. Sono 3. Sicurezza. Sicurezza e umanità. Sicurezza e umanità. Mi sa già di fregatura.
sicurezza e già avevo usato veramente. Partito molto sicuro, partito proprio sicurissimo, che sia proprio, ma proprio sicurissimo, quando dice, ma sto partito com'è? Sicuro. Com'è sto partito? Te giuro, è un partito sicuro. Te puoi fidare? Sicuro. E poi è un partito molto è un partito e com'è sto partito? Bisogna con la E chiusa, è un partito no, quello è un altro partito, questo è partito partito che è 6, interesse nazionale e Europa, sono altre 4, quindi sono 3, 6, 4, 10, crescita e tutele sociali, sono altre 4, stiamo a 14 parole. Ah, ok, qui ci manca un sacco di roba, però... Vabbè, ci sarà un altro candidato. Buongiorno Pierfra. Buongiorno Diego. Tutto bene? Tutto bene. Che si è messo in testa? Il cappello col buco. Esatto. C'è il buco. Sì. Con noi ci stanno Fabio. E te sei? Giovanni. Due immigrati. Migranti economici, voi siete? Io per studio. E te? Qualcuno l'ha definita l'hormonal wave. Ah, ecco. Tu ti sei fatta la fidanzata in Polonia? Sì. Se chiedi a molti stranieri che vivono qua, hanno tutti il marito o la moglie polacca. Perfetto. E te invece? Io no, stai a cercare. Te stai a cercare la moglie polacca. Sì, sì, diciamo. Ero qui in Erasmus. Com'è la quotidianità da straniero in Polonia? 99% delle volte bene, può capitare poi quell'1% dove è meno bene. Più o meno tutti gli stranieri che conosco, più o meno scuri, più o meno ariani, hanno subito attacchi verbali e in qualche frangente fisici. Conosco per esempio un mio amico brasiliano che è stato picchiato da uno mentre tornava a casa, che gli ha detto arabo. Al brasiliano? Sì, brasiliano. Vabbè, era buio. Siamo comunque a rischio se ci sentono che parliamo un accento diverso, però parliamo sempre di una piccola percentuale di fanatici, poi dipende anche da che ambienti frequenti. Vabbè, certo, se stai a casa nei becchi. No, l'atteggiamento del governo è un po' ambiguo, nel senso che non vengono esplicitamente condannati, neanche esplicitamente sostenuti, però già... Però c'è stata la mostra marcia l'altro giorno che è stata fatta insieme. Sì, hanno fatto una manifestazione divisa in due. Comunque erano contigui, ecco. Sì, diciamo... una è passata una, poi... all'altra. Lavorando generalmente in un ambiente internazionale, ogni anno riceviamo una mail dove ci viene consigliato di stare attenti, di non andare a questo tipo di manifestazione. Ma di non andarci perché ci potrebbe essere problemi o di non andarci perché se ti sentono parlare italiano potrebbe... Di non andarci perché potrebbe non essere sicuro. Scusa un attimo, All'improvviso... Cioè hanno fatto la statua a Ronald Reagan. Gli hanno anche cacato in testa. E gli hanno cagato in testa, vabbè, quella a tutte le statue. C'è piazza Ronald Reagan. Ronaldo Regana. È una piazza di Varsavia, vabbè. Ronaldo Regana. La pensa Deo, a Varsavia. Ronald Reagan. Il presidente americano e il presidente polacco. Amico dei polacchi, nemico del comunismo. Questi sono gazebo di protesta contro il governo? Sì. E sostanziali, stanno qua sempre? Sono fissi qua da un paio d'anni. Varsavia in realtà è la maggioranza è contro il governo. Lui rappresenta l'opposizione in Polonia. 5 dicembre sono 1000 giorni che sono qui. Protesto. Le foto delle proteste. Sì. Questo è un buon momento perché le ultime elezioni per il PIS è stata una grossa sconfitta. Quindi adesso è un po' meglio rispetto a 1000 giorni fa. Vanno bene? Sì, sì. Sì, sì? Quattro slot. Quattro slot. E quattro. E mi sono piato più o meno tutto. Sei il più grande contribuente dell'opposizione in Polonia in questo momento. Questa c'è la prendono all'aeroporto e non ce fanno partire. Giro per Varsavia. È smog questo? O è nebbia o è smog, o entrambe. Smog causato da? I poveri bruciano, se va bene carbone, se va male carbone di scarsa qualità, se va di merda spazzatura. Monnezza. La qualità dell'aria qua non è il massimo. No, ho detto alla mia ragazza che in parecchi asili mettono un depuratore e in certi casi non fanno uscire i bambini. Allora questo è il Palazzo della Cultura.
Questo cascia il Palazzo della Cultura. Sì. E ha un significato anche Palazzo di Stalin. Sì, è nominato anche come Palazzo di Stalin, quindi c'è stato anche un piano di abbatterlo di questo infatti governo in un certo punto. Questa... Sì. Di fatto là sotto c'è uno dei teatri più grandi del mondo, che è bellissimo, insomma basterebbe anche solo quello per non abbatterlo, però di fatto diciamo, questa è la nostra storia. Decomunistizzazione sì però di fatto tutta questa zona là attorno è come un grandissimo cantiere. Io ogni volta che torno non riesco mai a capire dove sto, cioè, l'unico palazzo che non cambia è questo. Per ora, momento. Per ora, sì. Il Palazzo della Cultura ha finito di costruire nel 55 il battezzato Palazzo Stalin. Io vedo uno nero di pelle là. Un marito della sorella della mia ragazza, della Tanzania, aveva è stato menato un paio di volte. Dalla Tanzania, che fa gli emeni. È nero e è riuscito pure a far alzare il passaggio a livello. Andiamo verso il monumento al Milite Ignoto, diciamo. Vengono evocate le battaglie che hanno visto protagonisti polacchi. Lui non si può muovere, non deve che mai guarda. Questo è il monumento alla tragedia di Smolensk, dove cadde l'aereo, dove morì uno dei due gemelli, il presidente Kaczynski. E queste sono nello stesso posto le manifestazioni dell'altro giorno. Questo è il palazzo presidenziale, dentro chi c'è stato? Presidente Duda. Giovanni Paolo II. E che dice? Leggete la croce nelle montagne dal confine fino al Baltico. A un certo punto arriva lui a portare questi fiori. E lui si muove così, con questa macchina qui. Flaghi, sciariti, diavolo cervo. In occasione dei 100 anni dell'indipendenza vanno in giro a dare sciarpe, bandiere. E Bespartini. Ah, Bespartini. Ok. Che è Bespartini? È il partito, apolitico, che si è candidato. Sì. Apolitico? Sei 5 Stelle polacche. Ah, Programovim. Ah, è il capo. Lui è il capo. Abbiamo beccato il segretario. Complimenti. Gratulazie, Pravie, Nelevi. Obrigado. Non so né di destra né di sinistra. Non so né di destra né di sinistra. È come una lista civica. Che... Sì. Erano candidati alle elezioni. Sì, sì, candidato a presidente. Ah, lui è il candidato presidente. Il candidato sindaco di Varsavia. Abbiamo incontrato un sacco di gente. Scusa, guanto, come si dice. Candidato sindaco lui, però ha perso. Sta ancora in campagna elettorale. Ma è finita la campagna elettorale? Sì, è finita, è andata. Lui ha perso. Dell'Arsenal. Dell'Arsenal. Danny Gadget dell'Arsenal. Tutto quello che è bianco rosso vale, si vede in Polonia. Mucchiano tutto quello che somiglia. Arriva pure lui. Tutti insieme siamo ritrovati lì. La bandiera della Polonia. Al mondo vanno questi. Sì, ma che fai? Te la metti una bandiera della Polonia addosso. Cioè, mo sì. Guarda. La bandiera del Bari ci siamo presi. Del Perugia, ecco qua, Ale, e viva Boniek. Sorry, ognuno ha i riferimenti suoi. Juventus Turin. No, Roma, da Roma, sei rimasto indietro, sei rimasto amico. E andiamo avanti. Tranquilli, pazzi. Perché ci danno i fiori? No, questo li vendeva. Ah, questo li vendeva. Scusa, pensavo ci regalasse. Thank you.
4.35, questa è a metà fra pranzo e cena. È il pasto. Questo è il pasto, si fa un pasto unico. È tipo questi cavoli e qui. E questo che è? Questo è che è? Questo è un panettone. Questo è Jurek. Cioè come funziona? Si apre? Sì, si apre. Ah, sì, vedi. Questo non è che è piattone, questo è piattone come appena settimana. Com'è? È buono pure il tappo. Pasquale. Questa è la zuppa pasquale, questa. Ma stiamo a Natale. Per l'ho usato qua. Esce un sacco di roba. Ok, questa è la mia. E questa è quella di Pierre. Niente, si è mangiato tutto, solo per il piatto ci mancava. Voi mi avete detto prima che se trova lavoro facile qua. Come madrelingua di qualche lingua trovi lavoro facilmente perché società italiane trasferiscono qui il servizio clienti e fanno tutto ciò che si può fare in ufficio non per forza in Italia, puoi fare anche qui. Quindi. Mi hanno offerto di vendere cosmetici per telefono. Poi tester di videogiochi. Ma poi. Tutte aziende che delocalizzano in Polonia, di fatto. Sì, più o meno sì. Quindi se trova facile il lavoro in Polonia. Perché non si trova in Italia? Qui il problema non è quello di assumere, è quello di tenere. Quando si dice la delocalizzazione, perché uno si pensa che delocalizzi e ci stanno gli operai polacchi che ti fregano il lavoro, no? Peggio, sono gli operai italiani, i mancati operai italiani che vengono a fare i polacchi qua. Giusto? Più o meno è così, sì, esatto. Sintetizzando. Voi rubate il lavoro ai polacchi. Che hanno rubato agli italiani che sono rimasti in Italia. Io prendo lo stipendio polacco. Però tu prendi lo stipendio polacco? Sì, 1000 lordi, 700 netti. Capito che giro? Alla fine l'italiano astuto va in Polonia a fregare il lavoro ai polacchi che hanno fregato agli italiani che sono rimasti in Italia, cioè in teoria. Saranno meridionali. Andiamo avanti. E dov'è che ha parlato Trump, scusa? Da qua più o meno. Qua. Andiamo a vedere. Andiamo dentro la chiesa a vedere se c'è la messa. Entriamo in chiesa. La cosa che colpisce è che stai dentro a una chiesa e ci sono tutti quanti riferimenti alla guerra, di fatto, a battaglie delle varie guerre che hanno visto protagonista la Polonia, e vedete carri armati, fucili, armi varie. La difesa della Polonia è la difesa della religione cattolica. È la stessa cosa. La Polonia è il Gesù Cristo d'Europa. D'Europa. Martoriata da tutti, quasi sulla croce, quindi c'è questa forte identificazione. Un po' megalomane come visione, però. Un po' megalomane. Però vabbè. Però. Poi abbiamo fatto pure il Papa, quindi lo dicevo, vedi? O vedi che allora siamo proprio noi, gli eletti. Grazie. Non gli fa male, perché questi già sono fragili. Grazie. Ciao, grazie a voi. Eccoci qua, il giorno dopo. Bel tempo pure oggi, eh? Oggi si va per miniere. Eccolo qua. Ci abbiamo appuntamento tutte le mattine. Eppure oggi ci siamo visti. Niente, l'ho perso. Buongiorno Pietro. Buongiorno Diego. Come va? Benino. Come è passata la notte? Non bene. È esploso stanotte per Francesco. Buongiorno Alessandro, come va? Bene. Tu cosa fai? Io faccio parte di Recommon, che è un'associazione italiana che fa campagne e inchieste su temi che riguardano la giustizia sociale e ambientale. Da circa 2 anni, insieme con Greenpeace Italia, stiamo portando avanti una campagna per chiedere alle principali banche e assicurazioni italiane ed europee di abbandonare definitivamente il carbone. E uno dei paesi chiave è proprio la Polonia, perché il governo polacco è tra quelli europei quello che sta perseguendo la strategia più aggressiva di espansione
espansione del carbone, quindi costruire nuove centrali e nuove miniere con tutti gli impatti che questo comporta per il clima, per le comunità e per l'ambiente. Andiamo a Belkhatov. Ma ci sei mai stato a Belkhatov? No, manco io. Che è la centrale a carbone più inquinante d'Europa, quindi ci andiamo a respirare un po' di polveri sottili. Abbiamo bisogno. Sei contento, Pier? Non dire che non ve porto nei posti più belli. Veramente, ma io sono andato a portato, Pier. Chi stavano a prendere adesso? Allora, stiamo andando a Belkhatov. Alessandro Runci è qui davanti a noi, un applauso ad Alessandro. Rapidissimo riassunto del posto dove stiamo andando. Che cos'è quella centrale? La centrale a carbone più grande e la più inquinante d'Europa. E in piena attività? In piena attività fino al 2040. Fino al 2040, che è una data comunque molto in là e diciamo non potremmo permettercelo. Ma andiamo avanti e ne continuiamo a parlare e andiamo a prendere un altro protagonista di questo viaggio. Jan. Signore. È tutto oggi. È tutto ieri che devi dire sta cazzata. Il povero Jan. Chi è Jan, Alessandro? Jan è un attivista polacco che lavora per un'associazione qui in Polonia che si batte contro l'industria del carbone. È quello là? Sì. Mazza quanto è grosso Jan. Lo vediamo via più piccolo. Hai. Ciao Jan. Francesco. Hai Jan. Diego. Parli italiano Jan? Non parlo italiano. Perfetto, sei già spaventato. Vai. E andiamo al mercato. Parati Burtina. Jan, you are from Warsaw. Right. Warsaw. Varsavia. How many times have you been to Belkhatov? That's not my... It's not your main touristic destination. E molto ci portiamo noi. I went there skiing. Ah, sì? A couple of years ago. Ah, really? As there's an artificial slope created by PGE. Ah, ok. Do you ski on the coal, sul carbone? I believe that's just the ground that was removed from the pit. Yeah, I went to Poland. Non è la PT, ma è la PG, il sottotitolo ha sbagliato. Che cos'è la PG, Alessandro? PG è la principale utility energetica polacca, quindi l'equivalente polacco di Enel, diciamo. Andiamo avanti. Si stanno a far shit polacco. Yeah, I went to Poland, yeah. Where I bought some drugs. The dealer said, kurde mole. And I said, kurwa mać. Yeah, I went to Poland, yeah. And called my friends to come too. They said, kurde mole, yeah. And I said, yeah, I went to Poland, yeah. Costed country rocks. The world says, kurde mole. C'è una prova che siamo alla talpa. Ti ricordi la talpa? Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come ci ha conciati la metropoli. Per lì come noi, ben pochi sai, ce n'erano. Che stiamo a respirare, un po' di circolo dalla macchina. Tra poco cominciamo a respirare zolfo, mercurio, PM10. Tutto insieme. E non c'è manco una mascherina. Però vabbè, uno non direbbe, guarda che spazi incontaminati, guarda quanta natura. No, E dicevano, quelli vengono dalla campagna. Ma ridevano, si spacciavano, già sapevano. Mi piace sta Polonia rurale, Pia. Una casetta qua, a Broschi. Non si chiama sto posto? Tutti grigi, come grattacieli, con la faccia di cera. Tanto il cane suicida. Cane? Ha preso? No. Con la faccia di cera. Sembra già diverso l'odore dell'aria. Che sfuggirono poi fino ecco a le miniere tu vivi in città. Che cominciano a profilarsi all'orizzonte.
sulla pianta, prendevi il sole con me e cantavano per noi. Capito, una cosa a volta, una telecamera c'ho, che ce n'ho 20. Quella che tira fuori? Lignite. Lignite. Sì, è. Parcheggio. Cioè, nel senso che questi dentro non ci fanno fare di più. Vabbè, un bel posticino, dai. Che facciamo? Scendiamo. Che cosa, scendiamo? Ed eccoci qua, allora questo è Belcadof, ok, siamo arrivati, adesso entreremo più, andremo più vicino. Tutto ciò, l'avete visto anche nei cartelli stradali, è sito a un centinaio di chilometri più o meno, adesso 100, 120, 130, da Katowice, diciamo, che è un'altra città della Polonia, dove tra un paio di settimane circa si svolge la COP, giusto? 2018, e ne parliamo con Lucia Perugini, che è ricercatrice del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, che andrà, un applauso a Lucia, che andrà a Katowice. Allora, parlare d'ambiente in televisione è complicato, quindi ti chiedo appunto di darci una mano a capirne qualcosa di più, al di là del fatto che quella roba là non è bella in generale da respirare. Che cosa succede a Katowice? A Katowice? Cosa fate? Cosa facciamo? A Katowice ci sarà la conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite e verrà, ed è in realtà una conferenza importantissima. Perché proprio a Katowice verrà fatto il libro delle regole dell'accordo di Parigi. L'accordo siglato appunto a Parigi nel 2015. Tu te ne sei fatte già altre de COP, diciamo, c'hai una carriera? Una quindicina. Una quindicina de COP, penso. 15 COP, insomma. Sì. Ci sono squadre che per 15 COP, scusa, una cazzata questa, farebbero veramente carte pazze. Ok, a Parigi si sono date degli obiettivi. Okay, sì, ecco. Degli obiettivi di contenere l'incremento della temperatura mondiale entro i 2 gradi centigradi sopra all'era preindustriale. Quindi noi abbiamo iniziato a tirare fuori il carbone appunto nel 1870, abbiamo petrolio, abbiamo aumentato i gas serra in atmosfera, squilibrando quindi tutto l'equilibrio mondiale atmosferico e quindi creando un riscaldamento, un problema. E a Katowice quindi dobbiamo stabilire delle regole. Perché? Perché l'accordo di Parigi definisce gli obiettivi generali, ma lì decideremo come poi questi vanno attuati. I rischi per il pianeta... Tu mi dicevi 10 centimetri in più o in meno del livello del mare possono determinare la vita di migliaia di persone. Messa a rischio di 10 milioni di persone. Sì. Quante? 10 milioni. Ecco, a barriere coralline non ci stanno più. Si parla di queste cose qua. Rischi reali che ci saranno, ma se noi riusciamo a mantenere entro i 2 gradi, e meglio ancora 1,5 gradi, questo aumento, possiamo affrontarli, possiamo avere speranze di affrontarli. La finestra è strettissima. Allora, per fare ciò ci vorrebbe la collaborazione di tutti i partecipanti a questo evento, che in maniera abbastanza paradossale si svolge in Polonia, che è uno Stato che deste regole e deste obiettivi più o meno se ne frega, diciamo, in omaggio, diciamo, a un suo protagonismo, sovranismo, si dice, in questi periodi, e anche e soprattutto in questioni ambientali. Ovviamente buon lavoro a Lucia e a tutti quelli che saranno impegnati, ovviamente continueremo a sentirci durante lo svolgimento. E questa è il posto, eccolo qua. C'eravamo solo noi. Quindi mi spieghi un attimo, sta roba che hai detto che è lignite? È semplicemente carbone, ma di qualità ancora peggiore. Loro estraggono lignite da questa miniera. Da la miniera che sta qua sotto? Sì, questa valle, praticamente è profonda 200 metri, che è larga 2 km e lunga 8. La lignite a quel punto va dentro la caldaia della centrale, dove viene bruciata. E produce quel casino là sopra che vediamo. Produce, sì, quelle nuvole di CO2 e non solo, insomma. Sì, l'odore dell'aria non è proprio il massimo. Forse è una delle aree peggiori che puoi respirare. Cazzo, siamo venuti ora, sapete. Dai, via. Questa è la miniera, eccola qua, la cava, diciamo. Tutta quest'area qua, che vedete. Thank you.
sta nel paese dove si svolgerà fra due settimane la COP. Sì, siamo a 150 km da Katowice, dove ci sarà la prossima conferenza sui cambiamenti climatici fra due settimane. I vari delegati dei paesi mondiali che arriveranno respireranno l'aria che i cittadini respirano tutti i giorni, soprattutto davanti a loro ci sarà un po' quello che è l'emblema del modello energetico del governo polacco. Sta cava è tutta quest'area qua, giusto? Sì. E loro continuano a scavare? Tutte le miniere polacche fondamentalmente stanno andando sempre più in profondità e il motivo è perché le miniere si stanno esaurendo e quindi per trovare il carbone devi andare sempre più giù. Questo significa che i minatori passano la maggior parte del tempo non scavando carbone ma durante il trasporto dalla miniera e nelle altre zone. E il risultato è che il carbone polacco costa sempre di più. E quindi quello che sta facendo il governo è semplicemente importarlo da altri paesi e questo va completamente contro il sovranismo polacco. Il sovranismo, l'orgoglio. Sì, veniva descritto durante gli scorsi insediamenti, il primo ministro l'ha definito l'alternativa patriottica al gas russo. Il problema qual è? È che visto che il carbone polacco adesso costa sempre di più, la Polonia sta finendo, diciamo. E sta anche finendo. La Polonia lo sta importando proprio dalla Russia, ovvero i due terzi delle importazioni di carbone dalla Polonia vengono dalla Russia, quindi non è poi così patriottico, è un po'. E lo butta qua dentro. E lo butta qua dentro. Quindi orgoglio polacco col carbone russo. Col carbone russo. Vabbè, comunque fa un freddo. Io direi che la miniera l'abbiamo vista, il fumo l'abbiamo respirato. No? Che ne so, tipo, che stai a Fabio, Il time lapse. Solo che sto davanti perché sennò il vento la muove. Ah, ok. Io ci ho accaduto pure la merda. Buono, quanta fortuna. Ho capito. Ma la domanda è, ma chi è che ci viene a cagare qua davanti alla centrale? Qualche ambientalista sfretto. Però c'è poco di... Pensavo di essere niente da soli, era impossibile, eppure. Questa è dalla parte scavano e dalla parte riempiono. Questa è una montagna che prima c'era. Da una parte scavano e dall'altra rifanno le montagne. E su queste montagne ci sciano. Sta a uscire il sole, eh? Questo caschia, devo dire. Ma che sei matto, Pier? Va, Pier, copri questa cosa. Ma c'hai tutto il culo di fuori, Pier? Se ne va pure verso l'Italia.
fa un freddo, Pier. Non so, quanto però... ci mettiamo a fare sta cosa? Vabbè, quello che ci vuole, Diego, siamo venuti fino a qui. Sì, sì, figurati. Vuoi cedere per un po' di freddo? No, no, io non vorrei lasciarci le mani qui, però va bene. Oh, thank you very much. Vedi, Polacco ha ceduto. Abbiamo vinto, abbiamo battuto la Polonia, eh? E now. Il Polacco va a macchina scaldasse, capito? A pavido, capito? E ti ha dato pure i quarti. Hanno tanti sovranisti, poi manca il freddo, sanno sta. Bravo, non ci stanno più i polacchi della volta. Vuoi dico, sarebbe stato qua un canottiera. No, dico, pensavo peggio. Ma arriva lui a un certo punto. Oh. È arrivato pure il polacco, lui è il turista. Che dice? Where are you from? Italy. You know, next week there will be the climate change conference here in Poland. And so it's a little strange that... Where do you come from? Around here? I'm from... From my town to here, uh-huh. I have 100 kilometers. 100 kilometers? Yeah. And you came here appositely to see this? Yes. Really? Really? It's your first time here? Yes. And it's so fucking huge. It's so fucking huge, yes. You're proud of it? Yeah. It's a sort of Polish pride. I don't know. You're Polish? I am Polish, yes, okay. But I don't know, so it's Polish pride. Ah, okay, okay. If you don't know, it's a good thing. Are you, what you were saying, that all the reason the people here, they're living from this? Yes, I think that. Okay. So everybody has money from the mine. Okay. Enjoy it. Yeah. Take some pictures. Hai capito, si è fatto 100 km per venire a vedere sta... Sì. Vabbè che noi se ne siamo fatti qualche migliaio, voglio dire. Insomma, alla fine, adesso che ce penso. Come della città sua, io pure dicevo, ma che guarda come te lo dico, hai rotto il cazzo con sti dai pazzo, stavo morendo di freddo, bella la miniera, bella il fumo, bella la lignite, bello il carbone, bello lo smog. Where is the conference? Where is the conference? In Katowice. Katowice. If you have a list of 50 most polluted cities, yeah. 30 are in Poland. Yeah, in Poland. Yeah. Why are you laughing? I mean, it's not a good thing. Yes, I know, but don't you it's think funny. It could be content, linked it? To cool the pollution in Poland? I think that. But still you're proud of the mine, which is, I mean, I'm not judging him. Well, he didn't say that. He didn't say that. I asked him that, I don't know. Yeah, I'm not proud of this mine because I have no... This is my first time here, and for me this is very big. Do you think that in that case you should stop expanding coal or not? No. If coal is so bad for... It's a hard question because everyone in this region lives from this mine. Mm. I don't know what the people will doing if they don't have the mine, yeah? How old are you? 20. 20? Yeah. Yeah. What's your name? Victor. Victor. Diego Alessandro. So, can we take a photo? Yes, of course. Very happy. Ci ha chiesto la foto. Questa è dalla polizia, ci sono tutti. Guarda come finisce. Vai, vamos a la foto. Ok. E ci veniere dietro, non ha messo. We could be wherever. Yeah. We could be in Pomezia, in Tor de Ceci. Victor. See you, Victor. Enjoy. Victor, che è un giovane polacco di 20 anni, è arrivato qua, ha fatto due foto e dopo 7 minuti se n'è andato. Tu stai ancora qua a fare un lapso a mani nude. Non è che ti danno un premio, non è che ti danno una cima. Roma e siamo non giovani polacchi e quindi ah, dice lui può tornare a è certo, a noi quando ci ricapita deve venire qua, c'ha ragione pure te. Culo che c'ha Victor, che può venire qua quando gli pare. Non è che ti danno una ciminiera d'oro, Pier, o smog d'argento. Beato Victor che se ne va, come un video. Sta al telefono, non sta a chiamare la polizia, dice ok, sono questi qua. Noi ci siamo fatti pure la foto, che ingenui proprio. Vai. Ok, andiamo. Amico. È piaciuta sta centrale? Tantissimo. Respira.
Non respirare, sta scherzando. Non respirare. Andiamo da Ian, va. Ian sta un canottiere a macchina, secondo me. Comunque, lo sai che ti dico, Ian è proprio Ian Signorino. Ma nel senso che è proprio Signorino, capito? No, Ian Signorino è un grandissimo artista, altro che cazzi. Lui è proprio Ian Signorino, capito? È arrivato qua, dammi le chiavi, vado in macchina. Oh, ma è il paese tuo questo, non te ne frega un cazzo a te? Ma roba da pazzi, oh. Sono arrivati i sovranisti, sono arrivati. E questo sarebbe attivista, lui sarebbe opposizione al sovranismo, andiamo bene. Ciao Ian, cari mesi, ok? Te credo. E ce ne andiamo verso Varsavia con questa canzone trovata a una radio locale. Siciliano, ciao ciao ciao, siamo tornati a Varsavia. Siciliano. Una canzone sui migranti economici. Ian, come here. Do you know this song? I heard it a couple of times. Couple of times. Hai capito, in Polonia che si ascoltano? Non si piano i migranti, però si sentono le canzoni dei migranti, italiani in questo caso. E questo è il nostro viaggio in Polonia. Grazie ad Alessandra, a Lucia, a Jan. Grazie a tutti. Grazie.